Sono fiera di essere uno dei tuoi campioni. Te lo sei meritato, Ashra. Ti sei adattata bene alla vita sulla Terra. Non potrei stare meglio di così. Il ruolo del custode del tempo è un grave fardello. Sufficiente a condurre alla follia. Secondo Geras non ho mai avuto la soluzione. In questa dimensione andrà diversamente. Una nuova minaccia emerge dal regno occulto. Non avrò pace finché non sarà estirpata. Quan Chi va catturato e non ucciso. Non posso prometterlo, Liu Kang. Mi piace il soprannome che mi ha dato Kung Lao. Demone Shaolin è troppo irriverente. Lo scontro tra il bene e il male è eterno. Ma perché combattono dentro di me? Il maestro Kai ti ritiene molto abile. Mi onora con queste sue parole. Sei in debito con me per i tuoi servi. Non vi abbiamo già liberati dalle mire di Shang Tsung? Alla nuova imperatrice serve aiuto. Lei conosce il mio prezzo. Come mio creatore, anche questo morbo è colpa tua. È stata una conseguenza inattesa, Baraka. Padre, tribuno, mercante. Hai vissuto un'esistenza degna. Finché il Tarkat non me l'ha sottratta. Sappi, Baraka, che il paradiso ti attende. E fino ad allora devo soffrire. Se sei davvero un dio, curami! Non mi sono concesso quel potere. La tua gente è in condizioni migliori? Non grazie a te, Liu Kang. Non capita spesso di incontrare un semidio. Neanche di combatterlo. Non sentirti in colpa per Shujinko. Se solo avessi trovato una soluzione meno radicale. Hai richiesto la mia presenza? Devo affinare la mia tecnica. Il titano Onaga è il più potente di tutti. Noi lo sconfiggeremo, Geras. Vogliamo sfruttare questo tempo? Certo, nessun vantaggio va sprecato. Voglio che tu prenda il mio posto. Solamente come successore, Lord Liu Kang. Consigli per quando controllerò la Clessidra? Fai in modo che tutti comandino il proprio destino. Apprezzo la tua scelta di servire. Lo considero un grande onore. Sei il mio Geras o quello di Shang Tsung? Lo scoprirai solo a battaglia conclusa. Questa linea temporale andrebbe perfezionata, Geras. Da un simile pensiero è nata la follia di Cronica. Non hai paura di perdere l'immortalità? Nulla dura in eterno, Geras. Un'altra linea temporale ci minaccia? Sì, una creata dal titano Onaga. Vorrei non saperne più niente di linee temporali. Dubito fortemente che verrai accontentato. Saido non sarà libero finché vivrà un solo sacerdote. La fede nobilita, Avik. Essa non opprime. Non è il tuo fine quello che contesto, ma i tuoi metodi. La rivoluzione è sgradevole, Liu Kang. Né regni, né confini, né dai. Questo è solo il sogno di un illuso, Avik. Un popolo che venera un tiranno non può dirsi libero. Non mi venerano e non sono un tiranno, Avik. La via della libertà richiede pazienza. Dillo a quelli che soffrono, semidio! Io non obbligo nessuno. Sono i mortali che mi seguono. Hanno solo scelto un padrone, di cui essere schiavi! Ciò che resta del governo di Seido vorrà negoziare. Negoziare? I termini li detto io! Unendo la tua magia a quella di Rain. Non voglio essere complice di un eccidio, Avik. Ti avrei rimorchiato la volta scorsa? Niente spoiler, Johnny Cage. C'è di meglio al mondo che ricchezza e gloria. Aspetta, eri serio? Posso postare foto del regno esterno sui social? Sui cosa, Johnny Cage? Non so come, ma mi hai fatto ancora più perfetto. Avrei dovuto renderti più umile, invece. Sicuro che quel tuo torneuccio non fosse truccato? Raiden ha trionfato onestamente. Fidati di me. A Geras spetta un ruolo da protagonista. Gli spetta più di quanto non credi. Mi dispiace per la fine del tuo matrimonio. Anche a me, Liu Kang. Dare sento a Kenshi è stato molto nobile. Per quello che ha fatto, se la meritava. Non serve che mi citi nei titoli di coda, Johnny Cage. Hai rivoltato la linea temporale. Te lo meriti.
Adesso ti dimostrerò perché hai raschiato il pavimento. Porca vacca! Mi hai fatto la Miyagi! Ti avrei rimorchiato la volta scorsa? Niente spoiler, Johnny Cage. Non so come, ma sei riuscito a migliorarmi. Avrei dovuto renderti più umile, invece. C'è di meglio al mondo che ricchezza e gloria. Aspetta, eri serio? Dare sento a Kenshi è stato molto nobile. Per ciò che ha fatto, se la meritava. Adesso ti dimostrerò perché hai raschiato il pavimento. Porca vacca, era la Miyagi! Hai fatto in modo che sfidassi Johnny per sento. Ho favorito l'incontro. Hai scelto tu di combattere. Quando attacchi, colpisci come un tuono. Non è un consiglio per Raiden? Kuai Liang dice che non dovrei fidarmi del Dragone Nero. In tutte le linee temporali sono canaglie. Potresti imparare molto da Jackson Briggs. Mi ha già insegnato quel che doveva. La tua guerra contro la malavita miete vittime innocenti. Sono forse responsabile per la ferocia del mio nemico. Su Chin vuole che torni. Hai colpito tutti, proprio come ha fatto lei. Potrò mai liberarmi della Yakuza? Dipende da che strada vorrai percorrere. Sento, è più potente di quanto immagini. Cos'altro può fare Liu Kang? I regni si libereranno mai della sofferenza? Dipende soltanto dai loro abitanti. Tu e la mia alter ego Titanide vi conoscete bene. Il perché resterà avvolto dal mistero. Spero che mia sorella abbia successo. Me lo auguro. Lunga vita alla regina. Ti porgo le mie più sentite condoglianze, Kitana. Tutto qui. Mia madre è morta per salvare i regni. Stai guidando bene l'armata del regno esterno. Spera che tra i nostri regni ci sia la pace. Non è giusto che abbia perso entrambi i genitori. Hai ragione, Kitana. Non lo è. Resta con la contessa Jade. È essenziale per il tuo futuro. Non sai fare altro che parlare per enigmi? Il Colosseo di Milina è un'idea preoccupante. Perché? Sulla Terra anche voi praticate sport. Se ti fossi allenato di più, saresti tu il campione. Lo so molto bene, Lord Liu Kang. Perché non hai voluto dare ascolto a Raiden? Perché volevo addestrare Shujinko da solo. Sai che Raiden si sta allenando con Scorpion? A che scopo, Lord Liu Kang? Il grande Kung Lao sarebbe fiero di te. È il miglior complimento che potessi ricevere. Quindi i maestri ti hanno ammesso tra di loro? Sanno che ho molto da insegnare. Quei due stregoni sono ancora liberi. Dobbiamo prepararci ad affrontarli, Kung Lao. Hai davvero allenato il mio antenato? Il grande Kung Lao era il mio paladino più forte. Perché nascondi le vittorie del grande Kung Lao? Perché il mondo non è ancora pronto a sapere. Raiden smetterà mai di essere il campione. Quando verrà sostituito da qualcuno più degno di lui. Posso aiutarti con l'esame della sorella di Raiden? Il compito di organizzarlo spetta a Madame Bo. Grazie per aver aiutato a fermare i piani di Shao. Ho solo compiuto il mio dovere. Cancellare l'ingiustizia è qualcosa che va al di là dei miei poteri. Allora ci sarà sempre. Se sai chi commetterà un crimine, dimmelo. Neanche io vedo il futuro con tale precisione, Li Mei. Rimpiango di non aver mai conosciuto i miei genitori. Chissà, magari li conoscerai in futuro. Le madri Umgadi sono state arrestate. Spero vengano punite per ciò che hai sofferto. La giustizia va amministrata saggiamente, Li Mei. Qualcuno ha forse insinuato che io non lo faccia? Le mie sentite condoglianze per la morte di Sindel. È morta come è vissuta, al servizio del suo regno. Perché ti sei fidata di me? Perché non avevi motivo di mentire. Il Dragone Nero si è insinuato a Sun Do. Ma non riuscirà a espandersi qui, Liu Kang. Anche i terrestri combattono il crimine? Nessuno è immune da questa piaga, Li Mei. Le Umgadi ti rivorrebbero tra di loro. Confesso che preferisco restare l'alta conestabile. Che ne è stato della tua Kitana? Un clown mi ha indotto a ucciderla con l'inganno. Onaga esiste nella tua linea temporale. Se esiste, dici. Lui la domina. Sono stufo delle altre dimensioni. Allora tieni chiuse le barriere tra di esse. Ed ecco l'ennesimo alter ego. Quanti ne hai incontrati? Sei dalla mia parte o no? Forse entrambe le cose.
cosa fai nella tua linea temporale? Sono una stella delle arti marziali, perché tu no? Ci avresti mai rivelato chi sei realmente? Se tutto fosse filato liscio, no. Ci sono altri malvagi privi di poteri in questa linea temporale? Preferirei non rispondere, Imperatrice. Affronterò chiunque osi obiettare al mio volere. Sii una sovrana, Milina, non una tiranna. Possiamo cercare Shang Tsung nel regno esterno? Solo con la supervisione di Li Mei. Serve una prigione più sicura per trattenere Shao. Se sei d'accordo, potrei esiliarlo nel vuoto. Avevo a cuore l'amicizia dei tuoi genitori. E perché non hai fatto di più per salvarli? Se Reiko liberasse Onaga dal Monte Zagan... Lo so, Liu Kang. Conosco la leggenda. La terra sosterrà il regno esterno con ogni mezzo. Vedi di non ficcare troppo il naso nei nostri affari, Liu Kang. Così Veternus non sopravvivrà a lungo. A meno di non trovare altre fonti di cibo. Potevi aiutare Veternus, ma ti sei rifiutato. Non sta certo a me proteggerlo dalla sua tracotanza. Voler ottenere l'immortalità è l'onta suprema di Veternus. Il tuo biasimo è irrilevante, Liu Kang. La congrega ha totalmente traviato Veternus. Nessun altro ha mai difeso i nostri interessi. Devi abbracciare la fede e la speranza, Nitara. Non significano nulla per me. Non è colpa nostra se moriamo di fame. Solo Veternus è causa del suo male. Sono certa che possiamo trovare un accordo. Mi spiace, ma non posso fidarmi delle tue parole. Aiutaci, o ci sfameremo con i terrestri. Non accadrà niente di ciò che dici, Nitara. I monaci ritengono che l'ego di Kung Lao sia davvero irritante. Gli parlerò io, Lord Liu Kang. Ho appreso lo stile della tigre del maestro Kai. Allora prova a sfidare il mio stile del dragone. Con questa prova entrerai nella elite degli Shaolin. Darò prova di essere degno del loto bianco. L'imperatrice Milina manterrà la pace? Se non lo farà, ci troverà pronti. Vogliamo riprovare? Stai esagerando con i tuoi allenamenti, Raiden. Dimmi, secondo te potrò mai vedere la Clessidra? No, se questa dimensione procede come deve. Non smettere mai di imparare. Ogni suggerimento è ben accetto. Secondo Madama Bo, tua sorella è pronta. Concordo. Sarà un'ottima combattente Shaolin. 500.000 di Seidan morti. Se potessi riportarli indietro, lo farei. L'orgoglio ti ha tradito in tutte le dimensioni. E perché non mi hai cambiato, allora? Mi hai tolto la divinità? Ne hai fatto un uso distorto in ogni dimensione. Perché il ruolo di custode del tempo spetta a te? Non ho mai detto né preteso di esserne degno. Non ti bastava essere mago supremo? Dimmelo tu. La mia ambizione è un tuo dono. Unisci me per i tuoi fallimenti? Il problema è che hai abusato del potere che ti ho concesso, Rain. Seguire Shao è stata la mia rovina. Ti brucia averlo sostenuto o aver fallito? Non c'è più posto per te nel regno esterno. E come immagino nemmeno sulla terra. Hai vinto la battaglia, ma non la guerra. Tranquillo, nessuno ne è cosciente più di me, Reiko. I nostri regni possono coesistere in pace. Sarà così finché il tuo dominerà il mio. È un suicidio provare a domare Onaga. Nulla mi impedirà di eseguire gli ordini del generale. Milina è un fantoccio e tu la manovri. Lei è una donna libera e una regina libera, Reiko. Non tramerai più ai danni del regno esterno. Sappi che non l'ho fatto nemmeno una volta. Hai creato il regno esterno. E voglio il meglio per i suoi abitanti. Shao ha solo frainteso le mie intenzioni. E perché dovrei credere alle tue parole? Ti sei macchiato di crimini di guerra, Reiko. Non è un crimine proteggere il proprio paese. Non sono ancora sicuro che gli Shaolin mi abbiano accettato. Purtroppo nemmeno loro sono immuni dal pregiudizio. Hai fatto molti progressi, Saizot. Sei sorpreso per quanto sono migliorato? È un onore incontrare il creatore dei regni. Sono più un sovrintendente. Come hai potuto permettere il massacro degli Zaterrani? Sarò anche potente, Saizot, ma non onnipotente.
Ashera riuscirà a ottenere la soluzione che desidera? Se tu l'aiuterai come spero, sì. Fai attenzione, Saisoth. Ashra è comunque una demone. Non abbiamo tutti quanti un lato demoniaco? Non era nei miei piani sacrificare la tua famiglia. Come possono fallire così facilmente i piani di una divinità? Sarai sempre il benvenuto nel regno della terra, Saisoth. Vorrei potesse essere così anche a Zaterra. La tua vendetta ti sta consumando lentamente. Non dovrei punire Bi-Han per i suoi crimini? Temo che vedremo ancora altre linee temporali. Quindi non dobbiamo abbassare la guardia, Kuai Liang. Lo Shirai Ryu è dunque pronto a difendere la terra. Ti mostrerò di che cosa siamo capaci. Da custode del tempo potevi abolire il combattimento. Anche il potere di un titano ha i suoi limiti. In altre dimensioni io non ero Scorpion? Nelle precedenti linee temporali tu eri Sub-Zero. Avevo grandi aspettative per tuo fratello. Anch'io, Lord Liu Kang. Dare vita allo Shirai Ryu sarà una bella sfida. Di certo ne uscirai vincitore, Gran Maestro. Farmi ritornare è stato un errore. Non mi pento della mia compassione. I regni stavano per collassare e ancora non ti penti. Rifarei tutto senza pensarci due volte. La tua sete di potere non si placherà mai. Lo dici come se fosse una debolezza. Non apprezzo cosa mi hai fatto in questa dimensione. E io detesto le tue azioni in tutte le altre. Ora comprendo il mio vero potenziale. Il che è una minaccia per i regni. Il tuo alter ego titano è una vera sciagura. Perché? Perché minaccia il tuo potere? Hai deluso ogni speranza che avevo in te. Questa è musica per le mie orecchie. Il tuo piano per punirmi è fallito. Io volevo solo plasmarti, non punirti. Toglierti la vita è tutto ciò che desidero. La tua è una malsana ossessione, generale. Dov'è ora il tuo esercito, generale? Questa non è una guerra, Liu Kang. È una questione personale. Non ti lascerò scatenare una guerra civile. La politica del regno esterno non è affar tuo. Gestire il potere richiede una grande saggezza. Per questo Sindel non è adatta a farlo. Se mi odi, perché mi hai portato in questo mondo? Nutrivo la speranza che potessi redimerti. Come puoi essere il mio creatore? È una storia troppo lunga per parlarne oggi. Non hai più un esercito da comandare, generale. I miei seguaci sono ancora con me. Tu vuoi soltanto dominare il regno esterno. Non c'è nulla di più lontano dalla verità. Shao ha fomentato odio e rancore nei tuoi confronti. Se vuoi prendere le distanze da me, ti capisco. Creare una linea temporale non è affatto facile. Quindi dovrei tacere e non lamentarmi? Io non ho mai cercato di influenzarti oltre misura. Le tue intenzioni non corrispondono sempre alle tue azioni. Shao aveva ragione alla fine? Eri tu a tenere le fila? A dispetto di quanto crede, io non sono un burattinaio. Prima della tua rivelazione, io ero padrona del mio destino. Lo sei ancora, Altezza. La mia versione del passato sembra una lurida arpia. Molti sono grati per i cambiamenti che ho apportato. Io non chiedo venerazione, solo fiducia. Dovrai guadagnartela, Liu Kang. Saggio è colui che evita lo scontro. Da imperatrice, molto spesso non posso scegliere. Mi hai reso orfano di proposito? Per tessere la tela del tempo, alcuni fili vanno recisi. Non credo di poterti perdonare. Il custode del tempo deve affrontare scelte difficili. Perché mi hai convocato? Volevo chiarire le nostre divergenze. Kuai Liang avrà bisogno di te in battaglia. Sarò sempre al suo fianco, Liu Kang. Hanzo deve domare la sua rabbia. Gli insegneremo come fare. Non posso renderti i tuoi cari, Thomas. Non puoi o non vuoi? Riuscirò a far riconciliare i fratelli? Devono scegliere il loro cammino, Thomas. Mio padre è stato uno sciocco a decidere di seguirti. Ha servito la terra con grande onore e saggezza. Desideri la pace? Lasciaci stare. Non mi è concesso ignorare i crimini dei Lin Kuei. Per il bene della terra,
Riconciliati con Kuai Liang. Le mie labbra non pronunceranno mai più il suo nome. Avete aizzato Kuai Liang contro di me. La colpa è solo tua, Bi-Han. Hai osato tradire la tua famiglia. Allo scopo di liberare i Lin Kuei dalla schiavitù. Non metterai piede nel Tempio degli Elementi. Il potere che tieni nascosto lì dentro sarà mio. Non ci hai mai detto nulla riguardo alla Clessidra. Certi poteri vanno tenuti segreti. Io non sapevo nulla degli esperimenti di Shang Tsung. E se anche l'avessi saputo, che avresti fatto? Il Regno della Terra non è un tuo dominio. E non lo è mai stato, Bi-Han. I tuoi fratelli sentono la tua mancanza. Allora avrebbero dovuto obbedire ai miei ordini. Non restare al gelo, Bi-Han. E inginocchiarmi ancora una volta a te? Le tue azioni costano delle vite, Bi-Han. Agisco solamente nell'interesse dei Lin Kuei. Le Umgadi sono una manna per tutto il regno esterno. Lo dici solo per guadagnarti il mio favore? Vorrei che Raiden si allenasse con le Umgadi. Imparerà a combattere come una donna. Mi dà gioia che tu e l'imperatrice stiate insieme. Non è merito tuo? Ero molto diversa nelle altre linee temporali. Si potrebbe dire così, Tania. Continuerai a tenere d'occhio l'imperatrice, vero? Il mio unico obiettivo è mantenere la pace. Io venero Delia e Argus, non te. Era esattamente ciò che volevo. Dure sfide attendono il tuo ordine. Perché allarmarmi senza dettagli precisi? Tu puoi dirmi chi ha ucciso l'imperatore. Se lo facessi, il corso della storia cambierebbe.